Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Attualmente come capo politico dei 5 Stelle c'è Rocco Crimi, detto Vito, per gli amici, che è una sorta di capo politico praticamente inesistente, senza carisma. Spiace dire queste cose perché sinceramente quest'uomo starà facendo del suo meglio, ma realmente non ha la stoffa del capo politico. Magari è più preparato, magari è più competente di Luigi Di Maio, ad esempio, però Luigi Di Maio ha il carisma e gli mancano le conoscenze. Magari questo Rocco Crimi ha più conoscenze di Di Maio, ma gli manca il carisma. E nella politica italiana, se non hai carisma, scompari, non riesci ad emergere. E così nella notte dei veleni delle commissioni nei 5 Stelle e caccia ai colpevoli. E si dimette il capogruppo 5 Stelle della commissione bilancio. E il sottosegretario Villarosa contro Crimi dice serve un capo politico. Ma non è da poco che i 5 Stelle chiedono appunto che ci sia un capo politico nei 5 Stelle. Lo chiedono da tempo, cosa che avrebbe dovuto già esserci, perché quando ci sono le dimissioni di un capo politico, dopo 30 giorni ci deve essere le elezioni per eleggerne un altro, ma non sono mai avvenute perché Beppe Grillo ha messo Crimi e basta, e tutto è finito lì. Quindi a questo punto per l'elezione del Presidente della Repubblica si potrebbe pensare a Catello Vitiello, scherza il leghista Claudio Borghi. Ed è una frase che fotografa la lunga notte dei coltelli, dei franchi tiratori che mandano in tilt per ben 2 volte la maggioranza per il rinnovo delle 28 presidenze di commissione. Al quarto piano di Montecitorio sono le 11 di notte, le 23, quando succede di tutto, i commessi sono sbalorditi, mai visto una cosa del genere, nemmeno ai tempi di Scilipoti. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà cammina nervosamente nel lungo corridoio con l'aria di chi sa che i 5 Stelle sono in frantumi. Qui si rischia la figuraccia, lo avverte un democratico. Sono state ore abbastanza concitate che hanno diviso letteralmente la maggioranza, ma la mattina dopo il clima è ancora peggiore della notte precedente. Perché alla Camera sono tutti arrabbiati, arrabbiatissimi, ma investe tutto il Movimento 5 Stelle. Italia Viva conquista 4 commissioni, il PD 9, a bocca asciutta l'EU, a sorpresa la Lega ne conferma 2 e i grillini 13. Troppo poche per un movimento che è ormai una polveriera, dicono gli stessi senatori. Donno Leonardo scrive una missiva indirizzata al direttivo del gruppo, nel quale si dimette da capogruppo della commissione bilancio e dice: è evidente che il ruolo del capo lo avete esercitato in maniera egregia, creando però spaccature enormi all'interno del gruppo. E poi parla anche Davide Tripiedi, che in un amen le firme del malcontento diventano 30. E imputano ai vertici una gestione fallimentare. Quindi 30 firmatari di una lettera che accusa proprio la direzione del Movimento 5 Stelle di avere una gestione fallimentare, ma in realtà la gestione fallimentare c'è, è reale. La cosa inspiegabile è, vabbè, questo non traspare al di fuori dei palazzi, sono tutte cose all'interno, però naturalmente al di fuori dei palazzi la gente aumentano i votanti del Movimento 5 Stelle. Questa è la cosa strana. I 5 Stelle a Roma, nei palazzi, fanno e disfano ormai senza più nessun ideale, mentre fuori aumentano i votanti. Questo è il bello della politica italiana. Ma il processo arriva a Vito Crimi, a Parilli e Crippa, che sono i capigruppo. Un vero e legittimo capo politico. Con un vero legittimo capo politico, una forzatura così eccessiva di certo non l'avremmo mai avuta. Quindi stanno parlando di un Vito Crimi assolutamente assente, dove
I senatori parlamentari sono in preda ai loro deliri di potenza e di poltronismo. E così questa, intanto, dice con un vero capo politico, una forzatura così non l'avremmo mai avuta, lo dice il sottosegretario Alessio Villarosa, e parla proprio della sostituzione forzata di 10 deputati 5 Stelle su 15 dalla Commissione Finanze per agevolare l'elezione di Luigi Marattin. Poi si fanno le 2 di notte e l'economista renziano ottiene la presidenza delle finanze con 26 voti contrari, 18. Eppure la sua elezione, non gradita ai 5 Stelle, è forse caldeggiata da almeno 2 berlusconiani. Si blocca solo quando il renziano Catello Vitiello si dimette dopo essere stato eletto a presidente della Commissione Giustizia. Raccontano che in quei minuti una furibonda Maria Elena Boschi si rivolgeva così ai suoi in Commissione Finanze: non fate iniziare fin quando non viene sanata la questione giustizia. Quindi da questo capite le beghe interne. Vedete come gridano all'interno dei palazzi fino a notte fonda? Voi dite, ma staranno cercando di capire come rialzare l'economia italiana? No, no, staranno cercando di fare del bene al paese? No. Stanno litigando per i posti di potere, perché attenzione, quei posti di commissario di qui, commissario di là, non sono dei posti gratuiti, cioè questa gente non sta litigando per avere un posto da mettere nel curriculum, sono diventato commissario di finanze, no, c'è una parte economica, c'è una parte economica che si va a sommare al loro stipendio, quindi capite che tutta questa frenesia è data sempre dalla pecunia, est imago mortis, dai soldi, 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 soldi che muovono tutto e inducono a stare lì fino a tarda notte, senza poi curarsi effettivamente di quello che succede nel paese, commercianti che non possono riaprire, imprenditori in difficoltà. Avete visto i dati spaventosi di ieri? L'economia degli Stati Uniti meno 30, quasi 33% il PIL. Guardate che è la prima economia al mondo, gli Stati Uniti. Un meno 33% trascina giù tutto il mondo, che già stava andando giù da solo per la malattia, ma con un meno 33% degli Stati Uniti la situazione è gravissima. Quando io ho visto quel titolo sono rimasto a bocca aperta. Meno 33% il PIL degli Stati Uniti. La situazione economica è assolutamente grave e devastante in tutto il mondo. Per adesso l'Italia se la sta cavando più o meno perché i contagi non sono ancora aumentati da far paura, ma stanno aumentando, quindi per il momento ancora rispetto alle altre nazioni sta cercando economicamente di rifarsi una vita economica, ma credo che i problemi saranno ancora molto seri a fine di quest'anno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo anche in Facebook, Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.